Alle 16 circa di sabato abbiamo ricevuto una telefonata che ci informava di un possibile incidente avvenuto all'interno della grotta Abisso del Vento, che si trova in località Cozzo Baratelli, nel comune di Isnello. L'incidente è accaduto effettivamente ad una ragazza di circa 40 anni che fa parte di un gruppo di 8 speleologi che stava conducendo delle esplorazioni all'interno della cavità stessa. Alle 17 circa le prime unità del soccorso speleologico si sono mosse con tutta l'attrezzatura tecnica e sanitaria al seguito, e alle 17:30 eravamo già sul posto. A quel punto abbiamo inviato all'interno della grotta sul ferito il nostro medico e la squadra di primo intervento con i presidi sanitari. Nel frattempo abbiamo iniziato le operazioni di stesura del cavo telefonico, che ci hanno consentito di entrare in contatto telefonico direttamente con il medico nella località in cui era avvenuto l'incidente. Ciò ha consentito al secondo medico presente qui al campo avanzato di stabilire subito una comunicazione completa su tutta la diagnosi, su tutto lo stato del ferito. Il ferito è stato stabilizzato con la somministrazione di alcuni farmaci antidolorifici e quanto deciso dai nostri medici. Alle ore 22 circa è iniziata la movimentazione della barella dopo una piuttosto lunga fase di attrezzamento, perché il tratto interessato dal recupero è un tratto che, diciamo, è caratterizzato da circa 6 pozzi, il più lungo dei quali è circa 35 metri, ed alcune strettoie. A questo punto, alle 10:11 più o meno della sera, abbiamo iniziato la movimentazione della barella all'interno della grotta, movimentazione che non si è mai interrotta se non per alcune soste imposte dal medico per fare ristabilire condizioni ottimali alla nostra ferita.